Ciao Enrico Pisani, bentornato in un nuovo video. Sono appena rientrato da una giornata molto positiva, ma direi prima di tutto intelligente. Questo perché? Perché questa settimana le temperature si sono alzate notevolmente a causa di un ciclone di pressione molto alta che ha invaso l'Europa, si è passato da molto freddo a molto caldo e quindi per poter trovare le condizioni ideali per poter sciare o si aumenta la latitudine o si aumenta l'altitudine. E così, trovandomi in Val di Fassa, le alternative per poter andare a sciare in quota sono sicuramente diverse, sicuramente moltissime, allettanti. Se vuoi sapere tanto di più sul Super Ski Dolomiti, c'è questo video. Così, visto che oggi il meteo dava meno 1, 6 gradi, abbiamo individuato come punto di ingaggio la zona di San Pellegrino Falcade, che è racchiusa nello ski pass dell'Alpe Lusia. Così ci siamo messi in macchina, abbiamo percorso qualche decina di minuti per arrivare sul passo San Pellegrino, perché alla fine il passo è a 2000 metri più o meno e Col Margherita, così come Punta Uomo, sono a 2005. E differentemente da altri punti vicini alla zona in cui eravamo, che offrivano magari una o solo due piste in alta quota, qui potevamo avere un intero comprensorio ad alta quota. E te lo dico già, ma lo vedrai poi nel video, si è dimostrata una scelta estremamente azzeccata. Quindi, prima di partire, prima di tornare a Passo San Pellegrino, chiedo come al solito due cose per darmi una mano a far crescere questo piccolo canale. Metti un bel like, segui il canale e attiva la campanellina. Dai, andiamo a sciare. Eccoci qua, Passo San Pellegrino, abbiamo parcheggiato. Sceremo sul lato di qua attualmente, non andremo a Col Margherita perché è esposto a sud, quindi questo lato qua generalmente è meglio fare alla mattina. Il parcheggio non è a pagamento, è bello grande, si può parcheggiare tranquillamente ed è anche molto vicino direttamente agli impianti. Eccoci qua a Cima Uomo, punto più alto di questo versante. Col Margherita, 2514 metri, si arriva da Passo San Pellegrino con una funivia e serve due piste fenomenali che tornano a Passo San Pellegrino, tra cui la volata, una nera bellissima. Bella questa volata, divertente. Ho fatto un mix di curve larghe e curve strette, non troppo impegnativa, non troppo difficile, però veramente gustosa. Direzione Falcade adesso, visto che temperatura un po' alta, dobbiamo usare subito la neve finché è buona per andare giù, altrimenti poi la festa finisce presto. Falcade già alle 11 oggi, finita la neve, quindi direi che si scia dal lato alto. E proprio su Falcade e le piste che vanno giù in paese voglio spendere due parole perché ci sono due alternative che sono notevoli. Una è la pista degli innamorati, un'azzurra che permette di fare
più di 1000 metri di dislivello con una panoramica pazzesca tutta da godere e una variante, dal mio punto di vista, la mia preferita, che è una nera e una rossa che vanno giù in paese. Entrambe queste piste hanno una caratteristica diversa da quella che si trova nel resto del comprensorio. Essendo Falcade a 1100 metri di altezza, il paesaggio è completamente diverso. È un pochino come le classiche piste che si trovano nel Super Ski Dolomiti che arrivano giù in paese. Quindi ci sono queste grandi tornanti nel bosco che ti portano direttamente in mezzo alle case. Queste due piste sono servite da una moderna cabinovia che fondamentalmente poi ti porta in quota. È proprio lì che c'è questo spazio tra il lago Cavia o il Pian della Sussistenza e Col Margherita che ha tutt'altro ambiente, ti permette di sciare dai 1800 metri ai 2005 con una varietà enorme di piste, senza vegetazione e quindi in un contesto completamente diverso. Una particolarità di questo comprensorio è esattamente questo, il fatto che dal lato di là di San Pellegrino si scia sotto le Dolomiti. Le piste che scendono da Col Margherita al Passo San Pellegrino hanno un po' di vegetazione, ma rimangono pur sempre delle piste in quota. La parte alta del Col Margherita invece è completamente priva di vegetazione, mentre Falcade presenta un ambiente classico di boschi di montagna. E quindi tutti questi cambi ti dà l'impressione di non stancarti mai del comprensorio, perché ogni punto che frequenti ti sembra di essere in un posto completamente diverso, sia per la conformazione delle piste, sia per quello che vedi intorno, sia per il contesto in cui stai sciando. C'è da dire anche che c'era pochissima gente in quel giorno e anche che gli impianti sono tutti moderni e quindi permettono di sciare tanto e perdere poco tempo aspettando di essere portato in quota. Eccoci qua da Col Margherita, San Pellegrino, Falcade. Dopo una giornata tutta da sciare da 50 km, c'è da dire che questo comprensorio ha un rapporto seduto-sciato che spiego bene questo video un bel po' favorevole, quindi venire qua significa anche riuscire a sciare tanto, fare tanti chilometri e riuscire a incastrare dentro tante tante curve. Quindi può essere buono per una giornata allenamento, può essere buono per un bel giro turistico, direi che è assolutamente approvato. Ti ricordo di mettere un bel like, seguire il canale, noi ci vediamo al prossimo video da Enrico Pisani. Ciao! I'm